Amici degli Urtini, buon pomeriggio. Siamo sempre qui in diretta da Lignano Pineta alla seconda edizione di Ruota Mania. Io sto per intervistare il signor Lavino Marino, che è il responsabile presidente del Legend Historic Car Nuccia di Trieste. Ok, buongiorno Marino. Allora Marino, raccontaci un po' il club, come nasce, di che cosa si occupa e che cosa tratta. Allora, il club è nato 2 anni fa su iniziativa di 5 soci che avevano la passione delle Lancia Delta e di altre vetture storiche. Che tra l'altro non la vediamo qui dentro, sì, vero? Abbiamo voluto portare per questa occasione qua un'auto che si muove pochissimo, un gruppo A, quindi per cui trasformato in stradale, perciò un po' difficile da vedere sulle nostre strade. Okay. E siamo nati proprio per portare un po'... Sì. In giro queste auto qua, abbiamo tanti soci con le Delta integrali, Martini, quindi per cui volevamo un po' dare lustro a queste vetture. Trattiamo, siamo iscritti al registro Riva, che è un registro italiano veicoli amatoriali. Sì, che è giù di Bari, vero? Esatto, adesso c'è la sede all'Aquila, ma per motivi del terremoto è stata spostata. Ed è un registro che ti dà la possibilità di mantenere le auto anche se non hanno fatto ancora i 20 anni per passare storiche, ma già dopo 10 anni, se hanno un passato sportivo che contava, ti dà la possibilità di fare assicurazioni agevolate e tante altre cose, insomma. Che perciò se la macchina si è comportata bene. Esatto, se ha avuto qualcosa che nel corso della sua vita ha dato qualcosa in ambito sportivo, sicuramente viene ammessa a questo registro. Ah, ok, benone. Poi noi organizziamo manifestazioni sia raduni, quest'anno abbiamo fatto... Allora sì, un attimo, andiamo però con ordine. Voi di dove siete? Diciamo di Nuccia. Esatto. Sì, esatto, perciò finalmente abbiamo un club proprio muggesano. Solo muggesano, esatto. Esattamente, ok, perciò quindi da Muggia voi vi spostate, organizzate quindi anche manifestazioni. Esatto. Che sono, per esempio, nel 2010 che cosa avete fatto? Noi abbiamo fatto quest'anno le 2 giorni a Sistiana, che era un raduno di 2 giorni dedicato a tutto, si chiamava Talenti Sport e Motori ed era dedicato a tutto il mondo delle 2 ruote, 4 ruote. Mm-hmm. Quello grande che si organizza. Sì, esatto, noi abbiamo fatto 2 giorni, un raduno, tra cui abbiamo portato la gente a visitare musei e giù in baia a fare delle prove speciali, esibizioni. Adesso siamo qua perché ci hanno proposto di fare qualche esibizione, perciò adesso oggi alle 3. Infatti mi hanno detto fai veloce che dobbiamo andare via. Domani alle 5 abbiamo appunto queste esibizioni. Sì, infatti noi abbiamo appunto detto prima, facendo la presentazione del programma, perché tra l'altro è scritto anche sul programma che voi, certo, farete questa esibizione. Ma che cosa, cioè, che cosa vuol dire esibizione? Che cosa vi esibite? Allora, vista la possibilità che poca sul pezzo di strada in rettilinea, faremo solamente il BMW e questa Delta, vedremo un attimino, adesso andiamo a sistemare i birilli, fare qualche testa coda, qualche girata, vediamo cosa si riesce a fare sul pezzo di strada che ci hanno assegnato, no? Sì. Se fosse più larga faremo del drifting, ma mi sa che non si riuscirà a farlo su quel, okay, pezzo là. Drifting, allora, per quanto riguarda il drifting, voi come siete venuti alla conoscenza, insomma, cioè non è una cosa tanto sviluppata qua in Italia, io conosco la scuola di drift vicino a Parma. Esatto, noi diciamo che siamo dei frequentatori del Legend, del Rally Legend di San Marino, dove ci sono appunto le esibizioni di drifting, siamo in contatto con diversi piloti ed è una passione che sta coinvolgendo alcuni nostri soci e andiamo ogni tanto a cominciare a provare a fare scuola nella pista di Tolmezzo qui da noi. Stiamo portando un gruppetto su e penso che domani forse riusciremo ad averne 5-6 che vengono a esibirsi qui. Ah, bene. Se la strada appunto lo permetterà. Bene, benone, ok. E poi quanti, diciamo, per iscriversi al vostro gruppo, perciò finalmente un gruppo che tra l'altro si occupa anche di drift nel Friuli Venezia Giulia, che cosa, cioè quanto, come si fa a diventare vostri soci, un vostro ricavo? Allora, noi abbiamo un sito internet che è il www.legendhistoriccar.com. Sì? Dove trovi tutte le informazioni e continuamente aggiornate ci sono le nostre manifestazioni, quelle che partecipiamo e quelle che organizziamo. Noi abbiamo dei nostri trofei interni, tra cui facciamo anche gare di kart per chi non c'ha la macchina. Sì. Organizziamo al Monte d'Oro Free Time a Muggia un grande centro commerciale con la pista di go kart e facciamo i nostri tornei interni là.
E diamo la possibilità un po' a tutti di aderire al club. Il club, le iscrizioni possono venire fatte tramite internet, diciamo, uno può scaricare i moduli. Il costo annuale è di 60 euro. Noi offriamo ai nostri soci, oltre agli attestati, a essere iscritti al registro Riva, diversi sconti sulle assicurazioni, innanzitutto sia per le ventennali, trentennali che decennali. Sì. Offriamo veri sconti da gommisti, autofficine. Uno dei vostri gommisti? Il nostro GP Gomme della Bridgestone in via Flavia, lì da noi, poi abbiamo G&G a San Rodrigo della Valle, che sono veramente sconti veri, ecco, non è quelle cose che diciamo sono veramente da provare. Sì. Poi abbiamo autoricambi Marinaz, ristoranti, pizzerie, un po' oreficerie, diciamo che tentiamo di dare un po' di tutto. Ok, va bene, perciò, quindi questo qui è un motivo in più per il quale diventare socio dell'HCM. Ok, bene, vogliamo dire ancora qualcosa? Ma ci fa piacere se qualcuno va a visitare il nostro sito e può rendersi conto dell'attività del nostro gruppo. Questa è una cosa, noi abbiamo circa 1200 visite al mese, quindi per cui è un sito molto frequentato. Ci fa piacere che continui ad esserlo, magari la gente si informa. Abbiamo tantissimi soci dalla Sardegna, dalla Sicilia, che è una cosa un po' strana, però abbiamo aperto la nuova sezione BMW, aperta sia alle storiche che a quelli che hanno passato 10 anni, e ci dà soddisfazione perché abbiamo tantissimi iscritti BMW proprio dalle regioni molto lontane dal Friuli. Bene, benone. Dai, niente, io ringrazio. Vi ringrazio a voi. Grazie mille. Sì, ringrazio l'ente che ha organizzato il tutto. Mi dispiace un po' per il tempo che non ci ha permesso, ma tenteremo di fare il possibile. Sì, dai, mancano ancora 2 giorni, possiamo sempre divertirci. Visto che davvero sta venendo un sole ciccante, perciò quindi il tempo, esatto, il bel tempo sta arrivando. Benissimo. Ragazzi, quindi il bel tempo in faccia, tra pochi secondi con la prossima intervista. A tra poco.